Ben ritrovati cari amici di Udi News TV, 47esima puntata di FVG Motori, il nostro magazine che parla del motorsport nella nostra regione e dei piloti anche dei navigatori impegnati fuori dal nostro territorio. Fari puntati soprattutto su una gara che si è svolta nell'Alto Friuli il precedente fine settimana, il Rally Valli della Carnia, giunto alla sua quinta edizione, vinto da Paolo Porro e da un carnico doc come Paolo Carniluti. Parleremo soprattutto di questo con il nostro ospite di stasera che è Denis Piceno, navigatore. Buonasera. Buonasera Denis. Buonasera a tutti, ciao. Naturalmente Denis ha corso nello scorso fine settimana in Carnia, è arrivato al quarto posto, parleremo anche di questo e poi come sempre tante moto nel nostro menu, ma naturalmente dobbiamo per forza partire dal Rally Valli della Carnia. Vediamo com'è andata. Era il favorito numero uno perché era il campione in carica, perché a piede, come si dice in gergo tecnico, e perché era al volante di una macchina molto performante. Lui non ha tradito le attese. Il comasco Paolo Porro, navigato dal tolmezzino Paolo Carneluti, è il vincitore del Rally Valli della Carnia, giunto alla sua quinta edizione valevole come terza tappa della seconda zona di Coppa Italia. Il pilota su Ford Fiesta VRC vince tutte le 10 prove speciali e chiude i 95-10 km di tratti cronometrati in 1 ora, 1 minuto, 23 secondi e 6 decimi. Per lui e il copilota, carnico Doc, si tratta della seconda affermazione di fila nella kermesse. Completano il podio equipaggi interamente friulani. Secondi a 2 minuti e 16,4 i vincitori del Piancavallo Venicio Toffoli e Katia Artico, che su Hyundai 20 R5 di Friul Motor difendono la loro posizione per soli 2 decimi di vantaggio su Nicola Cescuti e Simone Crosilla, a bordo di una Skoda Fabia R5 e autori di una grande rimonta nella seconda tappa. A completare la top 5 sono Bern Zanon, il navigatore di Cividale, Denis Piceno su Peugeot 208 R5, primi anche nella graduatoria Alpe Adria, e gli udinesi Michele Boiatti e Leonardo Visentini su Renault Clio Super 1600, vincitori anche della propria classe. Questo è l'epilogo di una manifestazione organizzata in maniera molto positiva da Northeast Ideas e Carnia Pistons, che vedeva al via ben 109 iscritti, record di tutte le 5 edizioni, bel biglietto da visita per un rally che punta ancora a crescere. Prodi via e Porro prende il comando delle operazioni sin dalla prima ripetizione del passo puro, stacca il miglior tempo e si ripete anche nella PS Spettacolo di Voltois, appuntamento immancabile della gara. Dietro di lui, ma già a 16 secondi e 5, c'è Mauro Miele su Citroen DS3 VRC. Quest'ultimo abbandona già nel secondo passaggio sul Pura, quelli notturni, dove Porro fa nuovamente la voce grossa vincendo il tratto e poi ripetendosi sulla prova di Voltois. Il comasco assieme a Carnieluti chiude la giornata in testa con un vantaggio di 48 secondi e 6 su Toffoli e di 55,9 su Cescuti. Nella seconda giornata la musica rimane la stessa, Porro blinda il successo sulle prime due ripetizioni di Feltrone e Verzenis, risultando primo in tutte e quattro le circostanze e di conseguenza inattaccabile. Non solo, mentre Toffoli e Cescuti si scornano per la piazza d'onore, l'equipaggio lariano e carnico si aggiudica anche gli ultimi passaggi su Feltrone e Verzenis, andando a raccogliere i meritati applausi all'arrivo di Ampezzo. Al traguardo sono arrivati 75 equipaggi su 109 iscritti, record di partecipanti per i Rally Valli della Carnia che ha visto lo scorso weekend la sua quinta edizione. Denis, arriviamo a parlare della gara. Paolo Porro vince assieme a Paolo Carnieluti, successo meritato, indiscutibile, hanno una marcia in più sotto tutti i profili. Sì, beh, sicuramente partivano assolutamente da favoriti perché con la vettura VRC, avendo già disputato la gara lo scorso anno rispetto agli altri due avversari con le VRC che poi si sono anche ritirati purtroppo, diciamo che sono stati comunque molto bravi a portare in fondo la gara e senza comunque calare mai il ritmo perché hanno vinto tutte le prove, come è stato detto. E sì, non è che sia sempre così facile, pur avendo la superiorità del mezzo, riuscire a dominare così. No, soprattutto anche avere la fame, anche la mentalità, da un lato, di vincere anche gli ultimi passaggi, quello a me ha sorpreso. Magari uno negli ultimi due amministra, non si sa mai cosa può succedere, no? No, esatto, loro hanno l'esperienza, la mentalità, diciamo, abbastanza a livello professionistico, facendo anche il campionato italiano VRC e quindi hanno saputo gestire nel modo migliore la gara.
dominandole, facendo vedere che comunque comandano ancora loro. Che hanno esatto un passo superiore, un'altra affermazione per loro, la terza nel, al Rally Valli della Carnia, sono già 3 su 5, tanto che si ironizzava anche a volte, meglio non dire che partecipino Paolo Porro e Paolo Carneluti, altrimenti può scoraggiare nuovi iscritti. Dietro di loro 3R5, le Venizio Toffoli, che è friulano, primo friulano al traguardo di Forgaria, poi dopo Cescuti. Poi voi, appunto, ma di voi parleremo dopo. Hanno completato il podio loro due, una bellissima battaglia sul filo dei decimi da parte di Toffoli Eh sì, e di Cescuti. perché Toffoli è partito veramente forte fin da subito, sembrava dovesse fare solo lui la gara in R5 in classe, e invece piano piano è venuto fuori anche Cescuti con la Skoda e quindi si sono avvicinati tantissimo, tanto che alla fine per 2 decimi è riuscito a stare davanti Toffoli, ma veramente era una cosa sul filo del rasoio. Sì, una battaglia nella battaglia, perché appunto la prima, anzi l'unica vera battaglia da un lato, perché la gara era già stata praticamente decisa. Toffoli, tra l'altro, si conferma ad alti livelli, ha vinto il Rally di Piancavallo, è arrivato secondo qui dietro a un pilota che ha un'altra marcia, è un altro mezzo, ecco, quindi una cosa molto positiva per lui. Degli altri vincitori di classe parleremo dopo, visto che abbiamo un servizio a riguardo. Guardiamo, anzi, ascoltiamo ora le interviste agli organizzatori, anzi all'organizzatore che è Matteo Bearzi, presidente di Carnia Pistons, che ha imbastito la gara assieme a Northeast Ideas, e ovviamente il direttore di gara Mauro Furlanetto. Siamo alla conclusione del quinto Rally Valli della Carnia. Matteo Bearzi, intanto un primo bilancio sulla tua manifestazione. Ma bilancio più che positivo, partire con 109 iscritti e arrivare con quasi 80 vuol dire che è stato un successo. Le prove erano riuscite bene, quindi anche, abbiamo cercato di limitare anche i possibili incidenti, quindi siamo felicissimi. Senti, tanti complimenti, tutti ti hanno detto bravo per le prove, a te ovviamente e anche ai tuoi amici di Northeast Ideas, però tu sai che c'è sempre qualcosa da migliorare. Sì, c'è sempre qualcosa, abbiamo già visto che ci sono qualche dettagli, perché secondo me ci sono dettagli, ma che migliorando aumenti sempre più lo scalino, quindi per il prossimo anno ho già il taccuino pieno di appunti. Una volta nel ciclismo c'era Bindex, lo si pagava, la Gazzetta lo pagava perché non andasse a Giro d'Italia. Tu hai qua Paolo Porro e Paolo Carneluti che vincono da 3 anni consecutivi. Come facciamo? Per il prossimo anno, boh, io non pago nessuno, ma vediamo che la voce si sta spargendo perché la gara è bella. Quindi spero che qualche altro pretendente alla vittoria venga da noi per fare almeno un po' di battaglia. Grazie Matteo. Allora, al termine del Rally della Carnia con Mauro Furlanetto, direttore di gara, il tuo giudizio? Sei abituato al mondiale in Sardegna, all'italiano, al CIR, tante prove, ma insomma qui in Carnia prendono te e quindi c'è un motivo. Il motivo non è che sono io, il motivo è il gruppo, a partire da Matteo, Fabrizio, tutti i commissari, il gruppo. Quindi io sono solo la persona che mette i tasselli giusti, spero, al posto giusto, al momento giusto. Il resto fanno tutto gli altri, io coordino e basta. Senti, questo Rally della Carnia che comunque tu hai imparato a gestire nel tempo è arrivato alla quinta edizione, è maturato, è cresciuto, le prove sono sempre più apprezzate dai piloti, c'è la possibilità di fare ancora un passo ulteriore? Non dipende né da me né da loro, sicuramente loro accettano i consigli da parte mia, da parte di tutto lo staff, ed è una cosa che io apprezzo perché la prima cosa è la sicurezza, e in questa gara a detta dei piloti, non mia, c'è. È una gara bella, piace, quest'anno abbiamo fatto la notturna, è una cosa nuova, quindi secondo me merita di crescere. Poi i passi vanno fatti piano piano, però per me merita. Ringraziamo Rally Chuck per le riprese video e Carlo Ragonia, anche addetto stampa del Rally Valli della Carnia. E Mauro Furlanetto, tra l'altro, lo ricordiamo, ha anche lavorato nell'organizzazione della Dakar, quindi un personaggio di assoluto spessore. Dennis, torniamo a te. Gara di casa, praticamente tu sei Cividale, quasi, perché più Sì, l'Alpi orientali, però dai, insomma, siamo sempre nel cuore del gara Friuli, quasi di casa la chiamo quasi io. di casa, Sì. esatto, dai. Quarto posto assoluto.
terzo nelle vetture R5, primo della classifica Alpe Adria. Com'è stato il tuo weekend e quello del tuo pilota? Positivo? Positivo perché siamo riusciti a fare il punteggio pieno in Alpe Adria, che era la cosa che ci premeva di più per continuare a sperare, insomma, di stare davanti, visto che per il momento siamo primi. Speravamo di riuscire sinceramente a lottare per il podio e invece purtroppo abbiamo avuto qualche piccolo problemino di setup con la macchina, perché sottostrezzava troppo per tutta la gara, e quindi siamo riusciti a fare una gara, diciamo, a ritmo costante, ma senza riuscire ad attaccare come avremmo voluto e anche dovuto forse, però insomma intanto va benissimo così e per il podio prossima volta. Sì, si dice sempre che quando non si può, nel calcio, quando non si può vincere, l'importante è non perdere, no? E questa è stata un po' la filosofia che vi ha animato, credo, no? Nel weekend, cioè star lì senza fare grossi danni. Sì, sì, esattamente, perché abbiamo provato magari anche a forzare leggermente il ritmo, i tempi comunque si avvicinavano un po' agli altri a Toffoli e a Cescuti, però non sufficientemente, non abbastanza per stare al loro ritmo, e quindi abbiamo detto, vabbè, è inutile forzare troppo, ci teniamo il nostro primo posto di Alpe Adria e poi vedremo per il resto. Parlavamo della gara, anzi parlavano loro, i protagonisti, gli organizzatori, Matteo Bearzi e poi dopo Mauro Furlanetto. Gara che si dice anche nell'ambiente, organizzata molto bene. Qual è la tua opinione? Sì, beh, è difficile contrastare con le opinioni che sono tutte positive, perché sì, veramente non ci sono, mi pare, critiche. Anche io lo posso confermare assolutamente, anzi da quando hanno tornato a organizzare questo rally loro con Bearzi e tutto il loro gruppo, io ho sempre avuto la fortuna di farlo tutti gli anni ed è sempre stata una bella manifestazione. Sono stati molto bravi a creare un evento proprio a livello totale che richiama sempre ad Ampezzo in tutta la Carnia un sacco di gente che sennò magari sarebbe non saprebbe neanche che posti sono. E quindi insomma è sempre un piacere farlo, e poi personalmente apprezzo anche la mentalità di Matteo Bearzi, che come diceva poco fa, le piccole cose che magari si possono mettere a punto, a sistemare, le hanno già in programma per il prossimo anno, e quindi sì, questo sì, gli fa onore. Sì, assolutamente, anche perché l'obiettivo del rally è puntare a crescere ancora e magari far parte del campionato italiano WRC, questo è l'obiettivo, e tra l'altro è un campionato che conosci, visto che lo stai facendo, disputando con un altro pilota, dopo ne parleremo. Può ambire a questo il rally Valli della Carnia, a tuo parere? Se visto che frequenti anche sì, il CWRC. Esatto. Le strade sicuramente ci sono, le prove speciali non mancano. La qualità dell'organizzazione è indiscutibile, quindi adesso che hanno anche accumulato un pochino di esperienza, magari nel giro di un paio di anni, penso e spero che possano anche raggiungere questo traguardo. E allora speriamo, visto che ci guadagna il movimento del Friuli Venezia Giulia, considerato purtroppo che il Rally di Maiano a fine mese non si disputa, il Rally Day è stato rinviato, era in programma proprio l'ultima domenica di luglio, e a proposito poi dopo si disputerà il primo fine settimana di settembre il Rally del Friuli Venezia Giulia, si sono aperte proprio lunedì le iscrizioni, quindi sono già al lavoro per il Rally del Friuli Venezia Giulia gli organizzatori. Andiamo avanti e parliamo dei singoli vincitori delle classi. Non abbiamo nominato prima naturalmente la R5, che è stata vinta da Vinicio Toffoli, e WRC da Paolo Porro, che è arrivato primo, nel Super 1006 è stata vinta da Buiatti. In A0 partiamo proprio con i vincitori, si impongono Marco Pizzinatte e Deborah Collini su Fiat 500, tra i vetture di gruppo A5 la firma di Nicola Rigone e Ilenia Di Carlo su Peugeot 106. In A6, come abbiamo appena visto, vincono Carlo Zinuti e Arianna Zinuti su Peugeot 106. In A7 la voce è sempre quella degli imprendibili Marco Zanier e Marika Marcuzzi su Renault Clio Williams, mentre in A8 i primi a traguardo sono Lucas Steng e Daniel Kuhn su Opel Corsa. Tra le vetture K10 stiamo vedendo successo per Enrico Alessandro Zille su Peugeot 106, per loro anche il decimo posto assoluto. In K11 sta passando adesso, vincono Roberto Boscariol e Matteo Altinier sulla spettacolare Peugeot 306 Maxi. Tra l'N2, la classe più numerosa, con 12 equipaggi a traguardo su Peugeot 106, si impongono Matteo De Barba e Emanuele Menegone. In N3 abbiamo appena visto il marchio di Vito Imperiale e Alessia Muffolini su Renault Clio Gruppo R. In R1B affermazione per Edoardo De Antoni e Nicola Argenta su Suzuki Swift. In R2B l'ultima vettura che è passata successo per Massimiliano Meneghetti e Francesco Maggiolino su Opel Adam, appunto R2. R3C, la firma di Alberto Martinelli e Tiziana De Sole su Renault Clio, imitati in R3D da Peter Schöller e Therese Kranzler su Volkswagen Scirocco, e in R3T da Michael
Kogler e Andreas Kachel su Citroën DS3. In RSS 6006 vincono Davide Vigna ed Eleonora Buttazzoni su Renault Clio, in RS 1006 Plus Franco Doriguzis con Moira Candusso su Renault Twingo, in RS 2000 Matteo Granelli e Sonia Pozzebon su MG ZR 160. Immagini di repertorio sempre fornite da Rally Chuck, di repertorio anzi proprio fresche dell'ultimo weekend corso sulle strade della Carnia. Proseguiamo, si è rally lo scorso fine settimana anche per uno dei piloti di maggior spicco del Friuli Venezia Giulia, che è Luca Rossetti. Vediamo com'è andata. Si chiude con una sorpresa al rally internazionale del Casentino per Luca Rossetti. Il pilota della Skoda Fabia R5, navigato da Eleonora Mori, è costretto al ritiro su Talla, ultima prova speciale della gara toscana, valida come terza tappa del campionato IRC. Mentre si trovava saldamente in testa dopo aver vinto tutte le PS e naturalmente sembrava avviato verso il terzo successo consecutivo, il leader della serie Pirelli scivola in una curva sulla ghiaia e tocca una pietra con il posteriore. L'effetto è il forfait immediato e pure la perdita del comando del trofeo. La vittoria va così ad Alessandro Re, rivale di Rox in campionato, che assieme a Fulvio Florian su Skoda Fabia R5 completa la prova in 1 ora, 32 minuti, 18 secondi e 5 decimi. E scavalca il pordenonese in testa alla classifica. 30. Inganna 2 meno di in 3 a no. Per 3. Secondo a 12 secondi e 7 il lettone Griazzi, in terza 18 e 1 il francese Campanà, entrambi su Fabia R5. In seguito a questi risultati, Rossetti scivola al secondo posto nell'IRC con 130 punti, a 16 lunghezze dal nuovo primatista, Re, passato al comando. Per l'assegnazione del titolo sarà decisivo il prossimo e ultimo rally della serie, il Coppa Valtellina, in programma dal 6 all'8 settembre. Rox ha già vinto 3 volte la gara, il poker può assegnargli nuovamente il campionato. Rientriamo in studio, una parola su Luca Rossetti, sfortunato questo fine settimana, anche i migliori possono commettere un errore sull'ultima prova, ci può stare, anche se il campionato è saldamente nelle sue mani, considerato che c'è anche il gioco degli scarti, quindi lui dovrà scartare per forza questo ritiro, mentre Alessandro Re dovrà togliere un secondo posto, visto che le altre due prove le aveva chiuse in seconda piazza. Sì, l'ultima prova del Casentino la conosco perché anche io una volta ci ho lasciato una vittoria di classe ed è la famosa Talla, che sono 35 km tutti di notte, è sempre molto insidiosa e purtroppo può capitare a tutti. Lui resta comunque uno dei più bravi piloti in Italia senza dubbio, quindi insomma si rifarà sicuramente. Assolutamente, il Valtellina è anche la gara di caso. Torniamo un attimo indietro al Rally Valli della Carnia. Marea di classi, perché purtroppo bisogna cercare di dare spazio a tutti, un'opinione anche su questo, è una cosa che forse può rallentare il seguito del rally, ma è anche necessaria correndo con mezzi a motore, perché uno deve un po' districarsi nella lettura delle classifiche. Sì, diciamo che dal punto di vista magari degli spettatori non è che cambia molto. Però complica un po' le cose, un po' per tutti, per organizzatori, classifiche. Diciamo che all'estero, soprattutto visto magari in Slovenia, in Austria, in Germania, applicano diciamo dei raggruppamenti che racchiudono le classi con prestazioni più o meno simili e le fanno correre tutte insieme, in modo tale da snellire un po' le differenziazioni tra i gruppi di auto. Certo, l'ultima battuta, poi andiamo avanti, parleremo di moto. K10 vincono ancora i fratelli Zill, che vanno fortissimo. In A7 è sempre il marchio di Zannier, due pordenonesi, due protagonisti del nostro realismo, possiamo dire così, l'hanno confermato, no? Sì, beh, sicuramente diciamo che sanno andare forte, sicuramente non è che hanno bisogno di tante presentazioni. Soprattutto, in K10 magari Zill, che va fortissimo e lo dimostra nella classifica assoluta, magari non ha tanti rivali, certo. Mentre la 7 è sempre molto combattuta, però c'è Marco Zannier che insomma detta sempre legge. Assolutamente, con la sua Clio praticamente lui da meccanico riesce a gestire solo da solo e questo è assolutamente un know-how che poi dopo trova riscontri positivi lungo le prove speciali. Moto, lo scorso fine settimana, settima prova del campionato italiano enduro, friulani protagonisti. Vediamo.
Maurizio Micheluz compie un altro passo verso la conquista del suo primo titolo tricolore. Nella settima prova del campionato italiano enduro disputatasi la scorsa settimana a Bettola, in provincia di Piacenza, il Centauro di Aviano chiude al secondo posto nella classe B, consolidando così il suo primato in classifica tra le moto 250 a due tempi. Ora il driver della Husqvarna di Dalbello comanda la graduatoria con 134 punti, con 24 lunghezze di vantaggio su Gianluca Martini Subeta, primo al traguardo nella gara emiliana. Quest'ultimo ha superato nella classifica di gruppo Nicolò Bruschi, assente a Bettola. Micheluz, classe 1983, in forza alle fiamme oro, si classifica inoltre 14° assoluto nell'enduro vinto dall'inglese Steve Holcomb su Beta 300 due tempi. Termina in decima piazza, ma solo in quarta posizione tra le moto 450 cm3 Alessandro Battige del Motoclub Trieste. Su Kawasaki 450 il pilota classe 92 retrocede dalla terza alla quarta piazza nella classifica di gruppo, superato da Giacomo Redondi, quest'ultimo con 81 punti, a 4 lunghezze di vantaggio sul driver Giuliano. Lorenzo Macoritto, Centauro di San Daniele, classe 1999, è invece 17° assoluto e quinto tra gli junior. Grazie agli 11 punti conquistati a Bettola rimane al quinto posto anche nella graduatoria di classe con 72 gettoni. Quest'ultimo torna in gara domenica 15 luglio a Sant'Angelo in Vado, dove in programma la quarta tappa del campionato italiano Under 23 Senior. Il campionato italiano enduro invece torna 29 e 30 settembre con due prove, l'ottava e la nona a San Giovanni Bianco in provincia di Bergamo. Poi si chiuderà il campionato. Speedway, andiamo avanti perché lo scorso fine settimana si è corso, protagonista del Motoclub Olimpia, Mattia Lenarduzzi, ha guadagnato la qualificazione alla finale del campionato europeo Under 19 che si disputerà l'11 agosto a Varkaus in Finlandia. Il Centauro di Sistiana guadagna il pass grazie al settimo posto ottenuto alla gara di qualificazione disputata a Pardubice in Repubblica Ceca. Sulla pista boema già conosciuta nel 2017 in occasione del casco d'oro, il pilota della società di Terenzano, unico italiano in gara, conquista 9 punti e figura molto positivamente di fronte a specialisti come Nettole Trofimov secondo, l'inglese Brandon quinto e il polacco Simon Slaughterbach che vince la prova con 14 punti. Per quanto riguarda invece gli appuntamenti degli altri tesserati del Motoclub, il prossimo è in programma sabato 21 luglio quando all'Onico vanno in scena le semifinali del campionato europeo a coppie. In pista il campione italiano Michele Paco Castagna e il suo vice Nicolas Covatti. Weekend alle porte, torna il motocross, di scena a Bania questa volta, veniamo. In programma sabato 14 e domenica 15 luglio la prova del campionato regionale motocross. Il circuito, dopo le gare di Talmassons, Codroipo e Cordenons, fa tappa a Bania per la manifestazione organizzata dal motoclub locale. In calendario due round di gare con impegnate tutte le categorie, amatori, femminile d'epoca la prima giornata, topagonisti, agonisti, minicross 125 e veteran la seconda giornata. Al sabato si corre inoltre la prova all'americana, kermesse aperta anche ai centauri provenienti dal Triveneto che vede al via molti protagonisti della disciplina. Tra i favoriti vanno citati Federico Bracesco del Motoclub di Brogliano, Davide Turchetto del Motoclub Gaerne, Andrea Cescone dell'Albatros, tutti a bordo di una Honda 4,5, Michele Sico del Motoclub Manzano su KTM 125 e Davide Beggio del Motoclub Pedemontano su Kawasaki 250. La finale, dopo le batterie delle 17:10 e 18:50, si corre alle 20:15. Nel primo pomeriggio spazi ai gruppi che gareggiano per il titolo Friuli Venezia Giulia. La giornata conta più di 60 partenti. L'indomani è previsto il clou con 5 categorie impegnate per un totale di 130 iscritti. Numeri molto positivi, come conferma il coordinatore regionale di specialità Cristian De Salvador. Complice il nuovo regolamento ci sono più partecipanti, ha spiegato. Rispetto all'anno scorso i piloti non sono più raggruppati in base alla cilindrata delle loro moto, ma per ranking. In questo modo c'è più equilibrio. Possiamo dire che dopo 4 prove questa modifica ha dato i frutti sperati. Da circa 160 iscritti di media del 2017 si è passati infatti agli attuali 200, un aumento di cui il comitato regionale si ritiene più che soddisfatto.
prossimi appuntamenti vedranno i Centauri impegnati nei crossodromi di Gonars e Vesna a settembre, dopo la pausa estiva, per la conquista dei titoli di categoria. Parleremo ancora tra poco di moto, ma parliamo anche col nostro ospite. Stagione 2018, tua Dennis, sei con Bern Zanon e anche nel campionato italiano WRC con Francesco Gonzo. Sta andando bene con Bern, mi sembra, giusto? E com'è nata questo sodalizio, visto che lui è alto tesino? Ci siamo conosciuti qualche anno fa quando lui disputava la Mitropa Cup, lui era già al top quella volta, io ero un ragazzino alle prime armi, ci siamo conosciuti, dopo facendo amicizia gli è capitata l'occasione in cui avesse bisogno di un navigatore per una gara, mi ha chiamato, ci siamo trovati bene, dopo pian piano abbiamo iniziato a formare questo equipaggio in maniera un po' più consolidata e fino adesso sta funzionando bene, direi. Assolutamente. Con Gonzo sei nel campionato italiano WRC, stai lottando nella classe R2B, un pilota nettamente più giovane di te, dicevamo prima fuori onda. Sì, sì, ha compiuto 22 anni durante il Rally del Salento praticamente, quindi diciamo che lì devo un po' più guidarlo, aiutarlo, inserirlo in certe dinamiche per permettergli di andare forte in maniera comunque serena senza rischiare tanto, perché non vale la pena, insomma. Certo, devi essere lì la persona di riferimento, quello di esperienza. Però da un lato, quanto è più bello viaggiare su una macchina come l'R5 che abbiamo appena visto, credo sia anche più divertente sotto certi punti di vista. Sì, beh, diciamo che allora, premettendo che le macchine da rally per me sono tutte belle e divertenti, però insomma con l'R5 ha un fascino particolare perché è tanto larga, è tanto potente, quando si dà le curve ti schiaccia il sedile, quindi insomma chiaramente le macchine più belle con cui ho corso fino adesso sono quelle. Certo, licenza ottenuta nel 2010. 2010, sì, la prima volta è stata nel 2010 dopo aver frequentato il corso della Sport & Joy qua a Pagnaco. E da lì mi hanno dato la possibilità di cominciare e non ho più smesso. Primo rally qual è stato, Dennis, ricordiamo? Il primo rally è stato il Ronde dell'Isontino, che hanno disputato purtroppo solo due edizioni. È durato solo 4 km per me, è stata veramente una mazzata morale, però da lì comunque diciamo che non mi sono perso d'animo e ho continuato a insistere, adesso mi sto togliendo qualche soddisfazione in più. Eh beh, direi Zanon adesso, poi Gonzo, prima chi è che hai seguito come piloti? Beh, ho fatto il Race Day con Paolo Epis e poi diciamo che il mio pilota principale è stato, e speriamo che lo sarà ancora in futuro, Matteo De Barba, che è tornato dopo più di un anno al Carnia con un altro nostro amico Manuel e sono riuscito a vincere la classe più numerosa, perché erano 25 al via. E quindi insomma lui onestamente penso che sia sempre ancora il pilota più talentoso con cui abbia corso e speriamo di riuscire a trovare anche il budget in futuro per tornare a correre. Senti, cosa c'è in calendario adesso da qua alla fine del 2018? Adesso vediamo di finire con Gonzo il campionato italiano WRC sperando di riuscire a fare tutte le gare, perché adesso dobbiamo fare un po' di conti con il budget e forse c'è il rischio di saltare una gara e sarebbe l'Alpi Orientali la prima indiziata, quindi dovrei trovarmi un sedile per la gara di casa. E poi con Zanon dovremo per forza andare a fare almeno una delle due gare che mancano di Alpe Adria in Austria e provare insomma a non fare cavolate, non buttare via un campionato che insomma ci vede in testa per il momento, quindi speriamo di non fare gli sciocchi. Esatto, incrociamo naturalmente le dita per voi. Grazie a Dennis Piceno di essere venuto ospite da noi in trasmissione, torno a trovarci. E chiudiamo naturalmente con una bella clip, perché domenica Troy Bayliss, tre volte campione mondiale di Superbike, è in pista a Tolmezzo per una normale giornata di prove libere, un appuntamento immancabile per gli appassionati di due ruote, visto che Troy Bayliss è stato veramente un mito per i ducatisti e non. Con questa notizia, adesso guarderemo proprio la clip che abbiamo preparato, 50 secondi sul Centauro, si chiude la 47esima puntata di FVG Motor. Ritorniamo sempre mercoledì prossimo alle 18.30, canale 110 del Digitale Terrestre su Di News TV. Ciao!